Ragazzi, fenomenali, assolutamente. La seconda cosa, grazie Danimarca, ci hai salvato Erculetto, perché dobbiamo dirlo, se non era per la loro vittoria, l'1-0 poteva non servire. Grande prestazione, tutti bravissimi, ragazzi, bisogna dargli i complimenti. Gli abbiamo rimproverato nella prestazione contro la Repubblica Ceca. Poca squadra, grande qualità, ma mancava la coesione, il gruppo c'è stato e adesso niente paura contro la Spagna. Niente paura, saranno i più forti, saranno quelli che fanno paura a tutti. A noi non devono far paura perché quest'Italia compatta, con un gruppo che ha tenuto testa a questa Germania, facendo fare zero parate, zero a Donnarumma. Nominatemi una parata che ha fatto in questa partita. Le abbiamo messi veramente al tappeto e li abbiamo battuti, sì, con quell'errore difensivo, ma guardando la prestazione dei singoli, tutti hanno giocato bene. Le abbiamo fatto fare poco e niente in campo, gli esterni in avanti, a centrocampo. Ci siamo mossi benissimo. Gagliardini, Pellegrini non ha sbagliato un passaggio. La difesa compatta, gli esterni, Conti. E mamma mia, come abbiamo giocato! Mamma mia, la prestazione che ci voleva. Forse pochi alla vigilia l'avrebbero data. Un'Italia così forte, prepotente. Una Danimarca che ci ha salvato veramente il culetto. Continuo a dirlo, però ci voleva. Ci voleva ogni tanto anche un favore dagli altri, perché non era possibile uscire con 6 punti avendo battuto Danimarca e Germania. Repubblica Ceca che se ne va a casa solo con quei 3 punti presi con noi, con quel terzo gol che ancora me lo ricordo veramente, che ci aveva messo nei casini a poi andasse a quel paese, lasciamo sta. Spagna, Francia, Inghilterra, Germania. Non poteva proporre di meglio l'Under 21 martedì, le semifinali. Affrontiamo la Spagna, non dobbiamo avere paura assolutamente, dobbiamo dare il massimo. Abbiamo fatto l'impresa oggi, si può dire. Una squadra che, come il gruppo ha dimostrato, c'era, è stata così e dobbiamo andare avanti fino alla fine con questo atteggiamento assolutamente, perché non mi soffermo a dare elogi a Bernardeschi perché sono dei campioni in squadra che le altre nazionali non hanno. Bernardeschi, Berardi, fenomenali. Mi chiedo come ha fatto Di Biagio a non mettere Chiesa dal primo minuto nelle altre gare, perché quel ragazzo oggi ha spaccato tutto. È uscito perché era esausto, ci credo, è stato Petagna, ha fatto il giocatore di rugby alla fine e poi Gagliardini. Finalmente una buona prestazione, viene da dire, la difesa ha fatto ben poco, ha chiuso bene, ma non c'è stato neanche troppo bisogno di pericoli, a parte quell'azione con quel colpo di testa che era in fuorigioco all'inizio. Però grande Italia. Martedì saremo tutti con voi, dovete dare il cuore perché noi siamo qui a incitarvi. L'Italia oggi c'è stata, si è vista, bisogna andare orgogliosi di come ha giocato questa squadra, assolutamente su tutti i reparti. Mi immagino Bernardeschi ora sul mercato, visto che lo vuole Inter, lo vuole la Juventus. Quanto vale adesso sul mercato? Perché ora, a parte il gol, però la prestazione, la punizione che ha sfiorato l'incrocio, tutto quello che ha creato, una buona prestazione. Quel gol che si è mangiato Conti, che meno male era in fuorigioco perché aveva sbagliato a mezzo metro. Quell'azione che abbiamo fatto dopo sul cross dentro l'area di Conti, abbiamo giocato bene, ragazzi. C'è poco da fare, solo applausi. Lasciate un bel like solo per la stazione dell'Italia. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Martedì, Italia-Spagna, tutti a tifare la nostra nazionale. Speriamo a sto punto di ribeccare. Guarda, mi verrebbe da dire i crucchi in finali e di ribatterli 2 volte. Così ci prendiamo la rivincita dell'anno scorso, perché ancora ci brucia quello europeo con quel rigore di Zaza, di Pelé. Non è la nazionale maggiore, è l'Under 21, ma poco importa. Abbiamo battuto la Germania e non sapete quanto stia godendo. Davvero, ragazzi, battere la Germania, come si fa? La penso la nazionale dopo non so che cosa che si può odiare così tanto la Germania. Io personalmente non la posso vedere. Penso che forse Germania e Francia siamo lì. No, io personalmente Germania nell'ultimo posto delle squadre che posso scegliere di tifare. Quindi niente, ragazzi. Fino alla fine. Forza Italia. Dai!